Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi è uscito il Lost Chapter di Seed Drains. Seed Drains che, per chi mi conosce, per chi mi ha seguito in questi mesi sul mio canale Twitch, che ovviamente trovate sotto nella descrizione, sa che a me Seed Drains piace un casino. E dato che comunque Seed Drains mi piace tantissimo, sono felicissimo che adesso possa ricevere finalmente il livello 90. Insieme a lui, però, ahimè, oserei dire, perché comunque Seed Drains è forte, perché comunque Seed Drains è stato sempre forte, lo testimonia anche il fatto che non abbia ricevuto rework in questa sua sessione, lo accompagnerà Steiner. Steiner, che era da un bel pezzo che non si vedeva in gioco, anzi addirittura c'era chi dubitava addirittura della sua esistenza nel gioco, e adesso finalmente è ritornato in campo con livello 90, rework e arma LD, che ovviamente analizzeremo meglio nel dettaglio stasera, per cui faccio questo classico video introduttivo per ricordarvi che stasera ci vediamo in live su Twitch a partire dalle ore 21 per fare insieme il Lost Chapter di Seed Drains. Parlare di Steiner, eccetera, eccetera, e vedere un pochettino che cosa gli hanno cambiato. Se devo darvi una mia opinione personale, Steiner non mi ha convinto per nulla. Praticamente lo hanno reso una Kryle 2.0, per meglio dire. Come appena ho visto comunque i suoi effetti e ovviamente quello che riesce a fare all'interno del campo di battaglia, mi è ritornata in mente subito Kryle, proprio per questa sua forte capacità di dare battery, fondamentalmente sia quando agisce l'alleato e sia quando agisce praticamente il nemico. E ovviamente mi riferisco a Kryle 2.0 perché Kryle è una di quelle che quando uscì era praticamente una batteria vivente che ti ricaricava il Brave come se non ci fosse un domani. Quindi il mio riferimento va solamente per quanto riguarda la carica di Bravery che si ottiene grazie a Steiner. L'animazione LD però devo ammettere che è bella figa, proprio perché si vede anche Vivi che insieme a Steiner effettuano il loro attacco combinato e quindi abbiamo la possibilità di vedere comunque un piccolo feels, di rivivere comunque un piccolo feels legato soprattutto a chi ha giocato e soprattutto a chi ha amato Final Fantasy IX. Detto questo, dato che abbiamo la free pool, visto che siamo in piena campagna estiva, direi di fare la free pool insieme. Vediamo un pochettino quello che ci esce da questa free pool. Io ovviamente l'ABT di Zac l'ho presa con i token, l'LD di Seed Drains l'ha presi quando uscì Seed Drains, dato che era una bestia, era veramente fortissimo e tuttora rimane fortissimo. E l'LD di Steiner, che invece è il pezzo forte che ci manca da questo banner. C'era chi ipotizzava addirittura un banner triple LD, ma io già da subito ho detto che non sarebbe stato così. Sarebbe stato già troppo pesante. Infatti, come potete vedere, Mog in questo caso è presente soltanto col kit fino alla X, mentre invece le due LD, che sono le protagoniste del Lost Chapter, saranno per l'appunto la LD nuova di Steiner e la LD di Seed Drains. Ieri il free ticket l'ho buttato, perché effettivamente io sto tentando di buttare i free ticket su Ida, sto cercando di prendere l'LD di Ida che mi manca e dato che non è una ricerca spasmodica la mia, gli butto il free ticket soltanto così la sera, quando faccio login, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda i ticket, ne abbiamo 600, in realtà non so se li voglio utilizzare. Probabilmente qualcuno lo utilizzerò dato che li recupererò comunque nel Lost Chapter, quindi non è, diciamo, non è quello il problema, però effettivamente vorrei risparmiare risorse dato che Steiner, come vi ho detto prima, non mi ha sorpreso più di tanto. Ma dato che sono comunque caritatevole, o comunque mi piace anche da un lato, tra virgolette, sacrificarmi per il contenuto, stasera su Twitch faremo la classica sfida. Classica sfida di una sub che equivale a 10 ticket, mentre invece 5 sub fatte tutte in una volta mi permetteranno di fare 5.000 gemme di pool. Quindi ovviamente si può calcolare effettivamente quanto ci voglia per un video, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che fondamentalmente lancio la sfida. Non so se cambierò le regole stasera, ma non credo. Credo di lasciare tutto com'è, anche perché
ho sempre lasciato tutto in questa maniera. Quindi una sub singola sono 10 ticket, mentre invece 5 sub fatte tutte quante insieme in una volta sola, o giftate o fatte, diciamo, nel senso tutte insieme, praticamente coordinate, mettiamola così, varranno comunque una multipool. Spero di non spendere troppo, perché comunque, conoscendo già chi ovviamente ama Steiner, già è pronto lì per farmi spendere le cifre di ticket inimmaginabili. E detto questo, ok, prendiamoci le ricompense del rank che ancora stiamo aspettando e facciamoci la nostra free pool. Vediamo cosa ci dà la free pool. Oh, orb dorata è bello. Cioè, se uscisse Steiner già dalla orb free, risparmierei sub e gemme, ma ci spero poco, cioè ci credo poco in realtà alla free LD. Diciamo che non è sempre festa, ecco, mettiamola così. Però orb dorata è sempre bella da vedere. E infatti era Mog, quindi a posto. Ok, Mog e Steiner praticamente insieme. Benissimo. Va bene così. Orb dorata che mi aveva fatto un poco sperare, mi aveva fatto un poco saltare, diciamo, di gioia. Però va bene. Non andrò a spendere ticket, perché magari li spendiamo questa sera in live, se proprio li vogliamo spendere. Vediamo un pochettino come va la situazione, li spendiamo in live. E niente, detto questo, io ne ho approfittato giusto per invitarvi stasera, per cui ragazzi, non perdetevi l'appuntamento su Twitch, sempre canale in descrizione, vi ricordo, a partire dalle ore 21, Lost Chapter, commento di Sidrenz e Steiner, Lufenia Plus, Challenge e tutto, e vediamo un pochettino di tirare le somme per quanto riguarda questo periodo della fase JP. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati qua con me. Ovviamente vi invito a seguirmi sui social e ovviamente a mettere like al video, condividerlo, giusto per far crescere un pochettino il giro di italiani su Opera Omnia. Io vi ringrazio e vi saluto, e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!